Buongiorno ragazzi, benvenuti. Buongiorno. Ho fatto i compiti. Buongiorno Vittoria. Comincio dalle ragazze. Come stai? Bene, benissimo. Siamo felicissimi di esserci. Buongiorno Ethan. Buongiorno. Voglio sapere se Ethan è il tuo vero nome. L'avrai già detto 100.000 volte, lo so, ma noi è la prima volta che lo dici, quindi... Assolutamente sì, all'anagrafe. Ma hai origini anglosassone? No, italianissimo. Italianissimo. Sì. Bello, come Ethan Hawke? Praticamente, non ci crediamo neanche noi. Esatto. Sì. Non ci credo neanche noi. Meno. Dall'altra parte, Damiano, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. E Thomas, detto Air Cobra. Buongiorno a tutti. Ma quel tatuaggio del Cobra, quando te lo sei fatto? Per quale motivo l'hai scelto? Per darti quell'aggressività che apparentemente non hai, perché hai un'aria da bravo ragazzo, insomma. Sì, no, l'ho scelto anche per avere tipo un promemoria da riguardare sempre e pensare, sì, dove trovare la griglia. Siete apparecchiati benissimo, ragazzi. È una cosa che vi contraddistingue nella vita di tutti i giorni o lo fate soltanto quando incontrate persone importanti come Nicola? Ma caspita, ragazzi! Cosa che facciamo abitualmente, quotidianamente, a noi piace vestirci. Dai, però oggi un po' di più. Ovviamente. Però secondo me Damiano è un po' lo stilista del gruppo. Non lo vedo che... No, al momento delle divisioni, facciamo, detto, sono tutte e due col chiodo. Cioè, io sono Enzo e lei è Carla. Ma come ti vesti? Vero, come sta andando? So che state girando tantissimo, insomma, dopo la finale di X Factor è uscito adesso il singolo nuovo, insomma, c'è molta attenzione intorno a voi. Sentite questa pressione? Ma noi ci stiamo in realtà divertendo da matti, cioè è un'attenzione che noi abbiamo sempre voluto, cercato, sì, l'abbiamo cercata, abbiamo lavorato tanto per averla, quindi adesso viverla con ansia secondo noi sarebbe proprio un passo sbagliato. Quindi cerchiamo di stare leggeri, di divertirci e di continuare un po' quello che stavamo facendo prima di tutto questo, solo che adesso abbiamo dei mezzi in più, ma noi la viviamo con lo stesso spirito con cui la vivevamo prima, con questa fame di arrivare, di riuscire e anche questa spensieratezza di fare comunque quello che ci fa sentire a nostro agio e ci rappresenta. Certo. Da quale parte di Roma arrivate? Dalla stessa più o meno? Siamo tutti a 10 minuti di distanza. E che cosa vi ha messo insieme? Cioè dove vi siete incontrati? In realtà è una gran fortuna ci ha messo insieme. No, allora Victoria e Thomas suonavano insieme da proprio più piccoli. Basso e chitarra insieme. Okay. Inizio delle medie, poi... Nessuno dei due cantava? No. Scusami, basso e chitarra cosa facevate? Magari c'era qualcuno. No, vabbè, un'altra cantante. Con altri, diciamo, c'era il quinto Beatles, diciamo. Poi... si sta mangiando il cappello. Esattamente. E poi hanno mandato via batteria e voce e hanno chiamato me e il giorno dopo... quindi diciamo il nucleo fondatore... Cioè i capi erano loro, diciamo. Sono i biondini, ragazzi, i biondini che hanno fatto partire tutto, ok? E poi sono arrivato io il giorno dopo lui e non ci siamo più lasciati. Tu cosa facevi nel frattempo? Io giocavo a... sai che era l'anno che giocavo a rugby. Davvero giocavi a rugby? Sì, non avevi i capelli lunghi? No, ancora no. Ho fatto tanti anni di pallacanestro, poi ho lasciato, ho fatto niente. E poi, vabbè, tra uno sport e un altro mi hanno chiamato, per fortuna, perché mi sa che... hai smesso di farne? Sì, no, vabbè, lo faccio per conto mio, ma non agonisticamente come prima. E invece Ethan cosa faceva? Dunque, io... Picchiavi sulla batteria, ma a parte esattamente, quello... Esattamente, poi studiavo. Facevo la vita di un ragazzo normalissimo. Che cosa studiavi? Andavo a scuola. Sì, certo, ma che cosa facevi? Già le superiori. Vabbè, facevo l'artistico. L'artistico, non è ancora finito? Quest'anno... Sei in stand-by? Esatto, sì, ma per tutti noi quest'anno purtroppo è stato un po' difficile, però abbiamo tutti quanti intenzione di completare e di concludere. No, anche perché non oso immaginarvi, essendo il vostro target principale più o meno fatto di vostri coetanei, se tornasse sui banchi di scuola sarebbe complicato da gestire. Sareste invadenti, no, credo. Un pochino. Devono fare una classe speciale come si faceva una volta. Senti, Linus, mi hanno detto prima di iniziare, guarda che qua c'è il tour dei Maneskin e ci sono delle date che sono sold out, tipo Bologna e Milano, no? E però ne hanno aggiunte altre, cioè Bologna, siccome è sold out, ce n'è un'altra, lo dico per tutti i bolognesi o gli emiliani, ma anche Milano, il Fabric, ne hanno aggiunto un'altra. Anche Roma. Anche Roma. Vedi che me l'hanno detto, ma io l'ho capito un po' male, quindi grazie. Quante volte avete già suonato dal vivo come Maneskin dopo X Factor?
Stiamo intorno alle 20. C'è una data che vi ricordate sopra le altre, per carità, come si dice in questi casi, massimo rispetto, tutte belle, tutto bene, però ce n'è sempre che magari ha avuto una magia diversa. Quella del 21 a Milano, abbiamo presentato comunque singolo, cioè tra tutte le date bellissime, comunque presentare il singolo nuovo, cioè comunque torni ad avere le farfalline nello stomaco, l'ansietta, però no, è un tour proprio in generale bellissimo, che abbiamo deciso di fare subito dopo, per non tanto per fare questi voli pindarici, ma per continuare un progetto che noi avevamo già da prima. Noi già da prima stavamo suonando per strada, nei localini, e quindi appena usciti dalla televisione volevamo portare a termine questo nostro percorso. E mantenere calde anche gli strumenti e tutto il resto, per non perdere confidenza. Te l'avranno chiesto tante volte, Damiano. Tu a casa, diciamo davanti allo specchio qualche anno fa, chi imitavi per primo? Ma io prendevo tanti e cercavo di mettere insieme le cose più belle. Cioè, è bello... Secondo me non è tanto bello cercare di imitare una sola persona, ma cercare di prendere spunto dai lati migliori di tutti gli artisti che apprezzi. Però voglio dire, ci sarà stata una musica in sottofondo con te che è con la spazzola, no? Quella musica lì, se dovessi dirne una sola. Ah, io ho ascoltato praticamente soltanto James Arthur negli ultimi 5 anni, da quando è uscito da X Factor. Poi spaziando intorno a tutto, però diciamo che l'artista... Che però lui ha una vena più malinconica, più cantautorale, no? Io aspettavo da te che mi dicessi Freddie Mercury. No, ma c'è anche quel lato in me e in noi. E per adesso per adesso quello che ci è venuto da scrivere non l'ha mostrato, ma lo mostreremo. Durante le selezioni di X Factor o durante le parti finali avete cantato canzoni di altre. Per esempio questa dei Killers che si chiama Somebody Told Me. Somebody told me that you had a boyfriend, it looked like a girlfriend, that I had a 5-year, I don't realize yet, it's not confidential. Senti il pubblico! Senti il pubblico, Bib! L'avete scelta voi o l'ha scelta Manuel questa canzone? L'abbiamo scelta insieme. Tutti i pezzi che sceglievamo alla fine li sceglievamo insieme. Sì. Cioè lui ci ha fatto sempre delle scelte che rispecchiassero i nostri gusti. Perché poi c'è anche la problematica a X Factor, che sono un po' finite le canzoni da cantare, nel senso che arrivati all'undicesima edizione ne escono di nuove, sai, uno. Beh sì, però quelle belle le hanno già più o meno fatte tutte. Se sei forte, la fai diversa. Si può rifare. Per esempio, mi ha sorpreso che abbiate cantato Begging. L'avete fatto in una versione diversa rispetto a quella classica, che è un po' più funky, no? Qui diventa un po' più rock, c'è più batteria in questa. Effettivamente è fondamentale. Da quanti anni non tagli i capelli, Ethan? Da quanti anni? Dunque, da circa 7-8 anni o mai una cosa del genere. È complicata da gestire come cosa? Non è... diciamo così, diversa da una donna noi avevamo una nostra amica tanti anni fa che diceva: no, domani pomeriggio non posso perché mi devo lavare i capelli. Cioè anche tu fai questa roba qua? Cioè ti ci vogliono un paio d'ore? No, ci impiego molto meno. Ma poi tu, Nicola, la risposta è maschio 17 anni, bagnati e via andare. Si fa così. Certo. Mettiamo il singolo nuovo, questa canzone è il debutto dei Maneskin in lingua italiana, corretto? Ok.